possibile coniugare le esigenze del mondo dove voi avete le radici profonde con quelle della Sicilia, dove c'è una conformazione anche sociale ed economica diversa? È fondamentale, perché i temi del lavoro, della tutela della pesca, dell'agricoltura, del territorio, delle grandi opere, può essere il ponte fra Messina e Reggio, può essere l'alta velocità fra Piemonte e Francia, sono temi che uniscono l'Italia. In questo momento il lavoro, il mangiare italiano, il comprare italiano e il difendere il mare, la montagna italiana uniscono il paese da nord a sud, quindi le richieste che mi hanno fatto oggi i pescatori, gli imprenditori, i cittadini siciliani sono quelli che mi hanno fatto in Romagna e ovunque in giro per l'Italia. È possibile coniugare ambiente e industria? Ad esempio siamo a Milazzo, una zona industriale, è molto sentito in questo momento il problema della raffineria di Milazzo, dove da mesi ci sono i dipendenti dell'indotto in cassa integrazione, e un piano di qualità dell'aria dove voi siete ultimamente molto resistivo, che rischia nel 2022 di partire principalmente la raffineria di Milazzo, che ha migliaia di lavoratori. Il lavoro è sacro, questo vale all'Ilva di Taranto, vale alla Fincantieri di Monfalcone in Friuli Venezia Giulia e vale a Milazzo. Quindi coniugare lavoro e rispetto dell'ambiente, dell'acqua e dell'aria è possibile. Se qua a Milazzo l'azienda ha detto che nell'arco di 2 anni riesce a rendere compatibile con l'ambiente il permanere della struttura, è fondamentale non perdere posti di lavoro, ma vale anche per l'area marina protetta. Io adoro questo mare, però la protezione del mare non può togliere il lavoro a centinaia e centinaia di pescatori. Quindi coniugare rispetto dell'ambiente al sacrosanto diritto dei lavoratori siciliani a continuare a portare a casa uno stipendio è fondamentale, e su questo ho chiesto uno sforzo alla regione per quanto di nostra competenza. Anche il governo nazionale deve capire che non si scherza con il lavoro. Le contestazioni, dico, lei è uno che divide, sicuramente non passa inosservato. Qua ci sono migliaia di simpatizzanti, ma anche migliaia di persone che, insomma, che contestano. Anche la gente lo fa rispettosamente, può fare quello che vuole. Mi spiace che impegnino polizia e carabinieri che in Sicilia dovrebbero inseguire mafiosi e spacciatori e non tenere a bada qualche fischiatore, però finché sono rispettosi del prossimo, in democrazia va bene così. Un'ultima domanda: il 4 ottobre quasi voterà, ci saranno le amministrative in Sicilia. Lei è stata a Barcellona, è stata a Milazzo, la Lega sarà presente? La Lega sarà protagonista sia a Milazzo che a Barcellona. Conto che il centrodestra stia compatto, perché il problema non è a casa la sinistra, che sta bloccando lo sviluppo in Sicilia e in tutta Italia. Matteo, la festa! Andiamola a casa questo conto, Matteo!